assolutamente sì. E ora Mirai Nagase, seconda, con 61,18. La tutti a 58,60, visto che oramai il rapporto è tra di loro, no? Perché la Suzuki è al comando. Andiamo allora a seguire Mirai Nagase in questo suo programma libero. Ha scelto la musica di Camille Saint-Saëns, la sinfonia numero 3. Lei vuole raccontare la storia di una speranza che cresce fino a diventare una splendida realtà, un successo. Qui secondo me siamo un po' all'opposto, ha le capacità artistiche per stare al pari con la Suzuki, ma non ha i numeri tecnici. Però stiamo a vedere. Affascinante così questa gara. Triple Lutz molto molto bene. Axel triplo tolu. Triplo flip. Triplo flip seguito dal doppio tolu per un altro doppio tolu. Triplo loop, forse scarso di rotazione. Questa trotta alla finale con la quale ha chiuso il suo full program e questo sorrisone vuol dire che tutto è andato bene, un bel programma, franca tecnicamente.
Allora, tecnicamente devo dire mi ha sorpreso, brava, perché no, non me l'aspettavo, molto migliorata rispetto alla scorsa stagione, soprattutto per quello che riguarda i salti, l'ampiezza dei salti. Lei tendeva sempre a fare questi salti piccolini un po' virgolette rubacchiati sul finale, per cui venivano spesso degradati o con l'under, insomma perdevano molto valore. Invece oggi, a parte l'ultimo loop che avrei il dubbio, per il resto mi sembravano tutti buoni, inclusa la combinazione doppio axel triplo toe loop, per cui veramente molto molto migliorata, tanto di cappello, e è un buon programma. Secondo me non al pari della Suzuki, non come qualità dei salti, non come qualità anche della coreografia, dell'interpretazione, però sai, se Nagasu facesse anche solo il terzo posto, con lei aveva già 9 punti della Cina, quindi aveva fatto un quarto posto, 9 più 11 fa 20, 20 potrebbe ancora forse giocarsela. No, ma se passa Suzuki, ma Suzuki c'ha un secondo posto. Suzuki se arriva seconda è già dentro, tranquilla proprio, perché aveva già un secondo posto. Quindi fino ad ora dovremmo avere Wagner, Corpi, Lipinskaya, Suzuki, io vorrei già dire più o meno. E poi abbiamo Tutkamisheva, Gao a 22. Se la Nagasu fa terzo posto, va a 20 punti a pari con la Murakami. Vediamo. C'è veramente per una sfida nella questo sfida. Questo era decisamente da degradare, questo ce l'hanno fatto rivedere. Credo che non passerà inosservato. Comunque sì, come hai detto tu, tanto cresciuta anche in sicurezza, probabilmente anche il tanto lavoro che lei ha messo di stare facendo off-ice. Credo che sia quello che le rende. Che le dà, sì. Perché lei dice che appunto l'anno scorso, dovendo andare da Frank Carroll, andare e ritorno, dove tornare, non aveva poi molto tempo per lavorare off-ice. Invece adesso che si allena praticamente a casa, ha intensificato tantissimo il lavoro, diciamo non sul ghiaccio, e questo le ha dato anche più potenza, più sicurezza, l'abbiamo vista in questo infatti le mancava proprio le mancava la potenza, essendo cambiata anche lei completamente. Eccola ovviamente qua, Kiko, ci sono le tre, no, la Kiko, la Sada sul ghiaccio, esatto. E la Mirai Nagasu che aspetta il risultato. Vediamo i punti per andare al comando, dovrebbero essere 124.05, non ci riesce, 115.50, anche a fare terza, 56.36, 59, sì, e 14 è migliore della Lizin, quindi in questo momento con il totale di 176.68 è seconda e quindi assolutamente sul podio.